A Sicilia vera volevo. I comuni al centro per costruire la Sicilia vera. Dipende anche da te. Avanti, che stavolta ci reniscemo. Sicilia vera e dei veri siciliani. Io nel 2007, quando Cateno ha iniziato questo progetto, ho avuto un desiderio di portare Sicilia vera a Bagheria, perché Bagheria ha bisogno di un cambiamento, di politica, specialmente anche di un cambiamento di uomini. Noi abbiamo bisogno che la cosa pubblica viene gestita con la massima trasparenza. Più volte ci hanno detto all'inizio di questa campagna elettorale: perché Sicilia Vera ha scelto Provino a sindaco? Ebbene, abbiamo guardato il parterre che ci ha offerto Bagheria. È l'unico soggetto che ha la massima trasparenza nel poter portare avanti la nostra Bagheria. Noi siamo convinti che con il suo carattere così pesante, che non scende a patti, è l'unico soggetto che può portare Bagheria avanti. Bagheria ha bisogno veramente di persone che hanno voglia di lavorare e non persone che si siedono dietro una scrivania solo per poter gestire la cosa pubblica in maniera, non voglio usare molte parole molto pesanti, però un po' vergognosi sono. In questi giorni noi notiamo Bagheria che è immersa di rifiuti, è vergognoso. Circa 500 impiegati della Coires che da 2 mesi non prendono lo stipendio. È assurdo che Bagheria, uno dei capisaldi, sia immersa nella spazzatura. Paghiamo fior di quattrine, è stato proposto un aumento della TARSU. Ma stiamo scherzando? Si può continuare ancora a vedere lo scempio che stanno creando su questa Bagheria? Non è più possibile. Noi ci proponiamo per questo, per cambiare e portare uomini affinché risvegliano Bagheria. E credo che ci siano gli uomini all'interno delle liste che Provino propone. Vi posso garantire che ci sono dei uomini che hanno una volontà di lavorare e non di andare a riscaldare le poltrone per problemi personali, ma voglia di lavorare. A questo punto, caro Enzo, io ti dico: dobbiamo andare a braccetto, dobbiamo persistere nelle nostre idee, perché Bagheria è nostra. Bagheria la dobbiamo risvegliare e credo che ci siano tutti i presupposti. Io ho l'onore stasera di rappresentare Bagheria e soprattutto ho l'onore di presentare il mio leader, un leader corace che in questi giorni sta facendo parlare. E su tutti i giornali c'è il nome di Cateno De Luca, il picconiere della Sicilia. A questo punto dico: caro Cateno, ti voglio su questo palco per... In realtà mi emoziona al tuo cospetto, perché so benissimo che sei il vero emblema del nostro partito. Grazie Cateno, l'onorevole Cateno De Luca.
buonasera, porto il saluto a Bagheria di Sicilia Vera, porto il saluto di un movimento politico che è nato in queste settimane non perché vuole picconare la Sicilia, ma perché vuole picconare quella classe politica che in questi anni, quella logica politica che in questi anni ci ha ridotto in questa miseria. Sì, sono il parlamentare che in queste settimane ha tentato di far sciogliere questo Parlamento di perecottari, che ha chiesto in queste settimane anche al commissario dello Stato e a questo governo di andarsene a casa, perché la Sicilia non merita più politici, è una casta politica che continua a utilizzare le vostre risorse, le vostre tasse, i bilanci della regione come bancomat allo scoperto. E anche a Bagheria ci tenevamo ad essere presenti, e anche a Bagheria con l'amico Provino, con Tomasello, con Di Salvo, con tutti gli amici che sono scesi in lista per portare un messaggio diverso di liberazione della Sicilia, vogliamo portare avanti il nostro messaggio. Noi siamo chiari sul nostro programma, c'è poco da discutere, c'è poco da dire, anche perché parliamoci chiaramente. Voi pensate di continuare a fare campagne elettorali, elezioni amministrative, eleggendo finti sindaci? Per un motivo molto semplice. Chi è oggi che può dire e può affermare che un sindaco in Sicilia è stato messo realmente nelle condizioni di svolgere il proprio compito, i propri ruoli? È molto semplice, cari miei. Noi abbiamo avuto in questi anni una regione che ha centrato tutto, è la regione più centralista d'Italia, la Sicilia, è la regione che doveva invece esaltare le autonomie di Don Sturzo, è la regione che doveva fare quello che noi stiamo proponendo, cioè avviare un progetto di lega delle municipalità, perché questa è la nostra tradizione. Invece noi ci siamo ritrovati con una regione che ha centralizzato tutto, ha centralizzato le risorse, ha centralizzato le scelte, ha centralizzato la programmazione, ha centralizzato il destino di tutti voi, ma anche centralizzato la deficienza dalla peggiore classe politica siciliana, perché quello che poi è risultato sotto gli occhi di tutti è che questa classe politica non riesce neanche a spendere le risorse che gli vengono assegnati dallo Stato e che gli vengono assegnati dalla Comunità Europea. Una settimana fa l'ultimo report ha certificato che la Sicilia è la penultima regione in capacità di spendita delle risorse. Da un lato si mangiano quelle poche risorse della regione che sono il frutto delle nostre imposte e il frutto delle imposte dei coraggiosi imprenditori che continuano ancora a rimanere in Sicilia e a investire in Sicilia. Dall'altro lato, dove si richiede capacità, dove si richiede vera politica, dove sì, là c'è la differenza della programmazione, nella lungimiranza, questa classe politica si rivela per quel che è, incapace, inetta, e noi siamo presi continuamente da Roma, definiti da Roma cialtroni, per un motivo semplice, perché una classe politica che non riesce a spendere le risorse che gli vengono assegnati è una classe politica di cialtroni. Ecco perché noi abbiamo chiesto lo scioglimento di questo Parlamento. Certo, poi quando ci sentiamo dire che l'autonomia, la nostra autonomia è stata infangata, tradita dal governo romano ladro, quando poi noi vediamo questi finti convertiti all'autonomia che in questi anni, in questi decenni e ventenni sono stati quelli che hanno dato, contribuito a dare il colpo di grazia alla Sicilia, certamente poi si rimane o meravigliati da un lato oppure traditi dall'altro. E l'abbiamo visto l'ultimo grande progetto autonomista come miserabilmente fallito. Perché fallisce? Per un motivo semplice, perché non si può pretendere di governare in autonomia con gli stessi vizi che si sono tramandati da generazione a generazione. Cos'è successo in questi 3 anni?
semplice. Abbiamo avuto le stesse finanziarie che hanno saccheggiato i bilanci della regione, abbiamo avuto la stessa classe politica che ha creato rotture, che ha cambiato 4 governi soltanto perché puntava a sostituire nei posti di potere i vecchi uomini con 9 uomini, ma con la stessa logica, come si suol dire, i palazzi palermitani, perché così li definiamo, Palazzo d'Orleans, che è la sede, come sapete bene, della Presidenza della Regione, e Palazzo dei Normanni, che è la sede di Palazzo e del Parlamento siciliano. È cambiata la musica, forse, ma non sono cambiati i musicanti. Noi ci aspettavamo che, nonostante alcuni musicanti erano cambiati perché si erano prospettati sulla logica della conversione all'autonomia, ci aspettavamo che cambiasse conseguenzialmente la musica. La musica non è cambiata, cari miei, non è cambiata affatto. Ecco perché noi siamo nati con un messaggio forte, chiaro, senza equivoci. Noi vogliamo demolire questa regione siciliana. Noi non meritiamo questo tipo di regione siciliana. Noi pretendiamo che la regione siciliana sia quella che effettivamente consente alle identità locali, alle municipalità, di poter svolgere il loro ruolo. Noi vogliamo e pretendiamo, ecco perché in questa competizione è giusto che Sicilia Vera scenda in campo, come ha fatto a Bagheria e come sta facendo in tutte le piazze della Sicilia, nonostante è nata ora, è presente in tutte le piazze con i candidati a sindaci, perché noi, guardate, non facciamo sconti a nessuno. Noi non facciamo una questione di colori. Chi è che in questa campagna elettorale vi fa una questione di colore, vi prende in giro? Perché abbiamo dimostrato in questa campagna elettorale che in Sicilia, come abbiamo sempre sostenuto, io sono nel Parlamento siciliano dal 2006, ho fatto sempre battaglie e sono stato sempre all'opposizione della maggioranza e all'opposizione dell'opposizione, perché se noi siamo così ridotti in Sicilia è perché abbiamo avuto pessimi governi, pessimi governanti, ma abbiamo avuto anche un'indegna opposizione che al momento opportuno ha fatto accordi sotto banco sulla nostra pelle, sulla pelle dei vostri figli, su quei giovani che oggi vengono sì richiamati alla politica, ma che sono lontani e fanno bene, purtroppo. Perché cosa posso io oggi dire a un giovane che ha questa prospettazione, che ha di fronte questo teatro di questi signori, dove alla fin fine si mettono d'accordo, trovano sempre un motivo per accordarsi? E noi in questa finanziaria lo volevamo dimostrare, volevamo sporcificarli tutti, e ci siamo riusciti. Perché De Luca ha presentato oltre 5.000 emendamenti in questa finanziaria, ha tenuto inchiodato il Parlamento per 4 giorni. Poi hanno deciso di mettermi il bavaglio in assemblea. Ebbene, se c'era una vera opposizione che voleva mandare a casa questa tipologia di politici e questa politicanti, avrebbe fatto bene e avrebbe potuto fare una cosa semplice: prendeva i miei emendamenti e li portava avanti. Perché io, con il grande presidente Cascio, che ha contingentato i tempi, cioè ha stabilito che in assemblea si poteva parlare in proporzione a quello che uno rappresenta politicamente. Io sono da solo, quindi se fate le proporzioni, sono stato lasciato da solo, ma l'opposizione è a 35 parlamentari, poteva schierare tutti i propri parlamentari e così la finivamo con questa melina, cioè con una maggioranza che continua a camminare con una certa logica, con l'opposizione che si è sostituita alla classica opposizione di sinistra che in questi anni ha governato solo con la logica del pascolo abusivo, perché comodamente gli conveniva inciuciare. E allora, rispetto a tutto questo, noi abbiamo evidenziato quello che purtroppo noi tutti immaginavamo, che alla fine si trova sempre l'accordo su qualche motivo nobile. C'è sempre un motivo nobile che mette d'accordo maggioranza e opposizione. E allora, rispetto a questo, quando noi abbiamo sottolineato che non è una questione politica di colore,
Perché? Perché certe cose, cari miei, non hanno colori. Quando si fanno gli accordi trasversali e quando mi si dice si fa l'accordo per senso di responsabilità, ma quale senso di responsabilità? Scatta il senso di responsabilità quando c'è un'emergenza e quindi ci si mette d'accordo, si superano gli steccati, perché si deve far fronte unitariamente a un'emergenza. Ma purtroppo i dati dimostrano che qua gli accordi si sono trovati solo su un tema, sul saccheggio nei vostri confronti. Ecco perché oggi è necessario rompere questo fronte una volta per tutte e quindi ottenere e pretendere che nasca una Sicilia vera, una Sicilia in cui i ruoli principali, le risorse e la programmazione vengano demandate ai comuni, alle municipalità. Certo che bisogna anche fare un altro ragionamento, perché nella guerra tra sindaci e quindi tra municipalità e governi spesso si nasconde anche l'altro aspetto che noi evidenziamo nelle campagne elettorali, e cioè che ci troviamo con amministratori locali che sono la brutta, la pessima fotocopia di chi ci governa a livello regionale, perché essendo nella stessa logica politica non possono far altro che come i famosi signor sì o signor sì signore rispondere a determinate logiche, e quindi ci ritroviamo a livello regionale con quella tipologia di classe politica e spesso a livello locale con la medesima classe politica che per alimentare la logica parassitaria, la logica clientelare si fanno piegare come amministratori alle peggiori porcherie che si possano riscontrare a livello locale. Ma gli esempi li sappiamo tutti. Noi abbiamo citato spesso nei nostri incontri solo un caso emblematico, il sistema degli autorifiuti. Cos'è successo nel 99? Col governo capo di casa, prima esempio degli ultimi 10 anni di pascolo abusivo della sinistra, nascono gli ATO, dopodiché c'è la suddivisione e la spartizione dei consigli di amministrazione, si doveva risparmiare, voi dovete risparmiare tutti, perché allora ci è stato detto che facendo gli ATO si risparmiava, non si avrebbe avuto la munnizza nelle strade, infatti noi non ne vediamo più munnizza nelle strade, risparmiamo rispetto a 10 anni fa, non paghiamo forse più neanche la spazzatura, perché è un servizio talmente efficiente che noi non abbiamo più bisogno di pagare, caro Tommasello, a che paghiamo? È stata perfetta, eccezionale. Cosa si è verificata invece? Ci siamo ritrovati che c'è stata l'altra logica delle assunzioni abusive. Ci sono anche signori illusi da questo sistema che oggi protestano perché sono stati illusi nel momento elettorale, sono stati assunti per un periodo e poi sono stati abbandonati al loro destino. Questo perché? Perché noi abbiamo una Sicilia dei posti inventati, non dei posti creati. E io mi rivolgo principalmente a chi fa impresa, che conosce bene la differenza tra un posto inventato e un posto creato. La differenza la conoscete pure voi. I posti si inventano quando, rispetto a una determinata scadenza, non solo perché prima c'era il periodo delle grandi promesse, tranquillo, dammo voto, che ti sistemo qua, che ti sistemo là, tranquillo, non ti preoccupare, per ora togliamoci le elezioni, non ti preoccupare, sei assunto. E quella fu la prima fase. Poi si passò alla seconda fase, ancora più pericolosa e più delinquenziale, quella di fare le assunzioni da mese in mese, da 2 mesi a 2 mesi. C'è quella di creare l'illusione che col tempo si sarebbe creato il posto fisso. Quanta gente è stata illusa così? Dal mondo della formazione, dal sistema degli ATO, quanto ne potremmo citare? Dal mondo del precariato, poveri cristi che rispetto a quella che doveva essere la risposta della politica si sono ritrovati invece illusi, con una vita bruciata, perché quella del precario purtroppo è una vita bruciata, perché hanno rinunciato ad altro, si sono cullati, lo dobbiamo anche dire, a determinate logiche,
ma la classe politica è andata avanti inventando i posti. E come venivano pagati questi posti? Truccando i bilanci della regione. I bilanci sono falsi, lo abbiamo detto già in Parlamento, lo abbiamo dimostrato, perché dovendo continuare a tenere questo sistema, e tenete conto che negli ultimi 10 anni sono stati fatti oltre 10.000 assunzioni senza concorsi e con procedure personali, da modo che t'assumo, chiaro? Questi sono dati che sono stati chiariti in Parlamento. Per poter fare questo, come si poteva andare avanti? Semplice, truccando i bilanci. Quando verranno parlamentari regionali in queste piazze, chiedeteglielo, in questi anni, in questi 10 anni, come hanno operato, qual è stata la logica e qual è stato poi l'obiettivo che hanno avuto. Allora, quelli sono i posti inventati. Il problema ora qual è? Che Roma si è decisa a dire anche basta con questa situazione, anche perché, come si dice, la cinghia stringe per tutti. Ed ecco che ci troviamo quasi con la logica dei Marioli, che denunciano Roma che non ci dà i FAS. Roma ci dice alla Sicilia: ma scusami, con i FAS, fondi per le aree sottoutilizzate, cioè fondi purtroppo per le popolazioni deficienti come noi, cioè quelle che sono da anni nel sottosviluppo totale e che lo Stato ha destinato per il cosiddetto meridione questi fondi. La destinazione di questi fondi è fare infrastrutture, cioè migliorare la vivibilità delle comunità, fare strade, fare tutte quelle strutture che ancora in Sicilia mancano e che al nord hanno, perché al nord hanno un'altra categoria di politici. Vi possono essere antipatici quanto volete, ma questa è la verità purtroppo. C'è un altro sistema, c'è un'altra logica da tutti i punti di vista. E allora c'è questa oggi lite, vi verranno a parlare male di Roma, vi verranno a dire siamo così combinati perché non ci hanno dato i FAS. E no, cari miei, noi siamo così combinati perché il male principale della Sicilia, e i dati lo dimostrano, purtroppo è stata la responsabilità intanto di chi ci ha governato, perché noi con le grandi risorse che abbiamo sempre avuto, perché il federalismo fiscale con noi è nato con il nostro DNA in Sicilia, e allora noi rispetto alle grandi risorse c'è stata una classe politica di incapaci che ha destinato quelle risorse a fare altro, non a creare sviluppo, non a fare infrastrutture, non a consentire, cari miei, all'impresa di insediarsi e quindi di creare lavoro. Ecco qual è la differenza. Hanno inventato posti perché con un colpo di penna era più facile essere eletti. I posti creati invece sono un'altra cosa, richiedono impegno, richiedono serietà, richiedono anche un patto trasparente col territorio. E soprattutto richiedono che il territorio venga liberato dalla malapianta della politica. Soprattutto si richiede che agli imprenditori si creino le condizioni vere per poter investire e non invece creare un sistema e una logica burocratica che alla fine è finalizzata per chiedere il pizzo legalizzato alle imprese. Ecco perché poi le imprese scappano dalla Sicilia, ecco perché i veri imprenditori, quelli anche di un certo livello, non vogliono più investire in Sicilia, perché in Sicilia non ci sono tempi certi, non c'è certezza del risultato, ma c'è una cosa certa: che qualcuno o qualche sistema chiederà poi il pizzo. Ecco perché noi, quando parliamo di un certo finto moralismo, ci viene l'orticaria. Noi abbiamo detto, e lo ribadiamo anche in questa piazza, Sicilia vera non è contro la mafia, Sicilia vera è contro le mafie. Perché in Sicilia, oltre alla mafia tradizionale, c'è quella burocratica, c'è quella politica, c'è quella anche di certi sistemi imprenditoriali di alcune lobby collegate alla politica. Quindi quando si creano i partiti sulla lotta alla mafia, attenzione! Perché? Perché rischia l'antimafia fine a se stessa di trasformarsi in un'altra logica che condiziona il nostro territorio. Noi abbiamo rotto gli indugi,
abbiamo creato questo movimento perché non crediamo più in questa impostazione e soprattutto in questa grande finzione politica. Enzo Provino sta interpretando questo ruolo e noi gliene siamo grati. Io non ho chiesto a Provino se era rosso, se era nero o se era arancione in passato. Non me ne frega nulla, perché guardate che quando si gioca con i colori è il momento della trappola resa per farvi cadere nel tranello. Non ascoltate discorsi di colore e non ascoltate discorsi scontri Palermo-Roma, Roma-Palermo, perché noi dobbiamo cominciare da casa nostra a mettere le cose a posto. Se la Sicilia non è all'altezza di sistemare i propri bilanci, di selezionare una classe politica responsabile, di finirla con i posti inventati, di continuare a saccheggiare i bilanci e le vostre risorse, ma quale guerra potrà mai muovere nei confronti di Roma se siamo schiavi in questo momento di Roma per le nostre nefandezze, per la nostra difficoltà politica nella quale ci troviamo? Cosa ha fatto questo governo ora nella finanziaria? Ha preso questi fondi del FAS che dovevano e che erano programmati, attenzione, per fare le infrastrutture, e ha stabilito che si deve coprire il buco della sanità. Voi sapete cos'è il buco della sanità? Il buco della sanità che è l'esempio del marciume della politica siciliana. Perché nella sanità, dove parliamo noi di a malapena 7 miliardi di euro l'anno, perché tanto vale la sanità? La sanità è l'esempio del marciume della politica siciliana. Attraverso la sanità si sono fatte le fortune, si sono inventati parlamentari, si sono uccise persone, perché poi quando la sanità fondamentalmente è stata indirizzata a certe logiche, poi ci ritroviamo con i disservizi, poi ci ritroviamo con la gente sottopagata, poi ci ritroviamo anche però con posti di primari che si sono coperti solo non per merito ma per tessera politica, e sono quelli poi più pericolosi che in questi anni chissà quanta gente ha sulla coscienza. Ma soprattutto è stato proprio il salvadanaio, salvagente della politica. Hanno creato un grande buco di miliardi. Lo sapete chi lo sta pagando per ora questo buco? In primis l'impresa, perché in Sicilia, che doveva essere la regione, qualcuno ha parlato 3 anni fa della fiscalità di vantaggio. In Sicilia si dovevano ridurre le imposte a titolarità regionale. L'imposta principale è l'IRAP, l'imposta sul lavoro. Ebbene, in Sicilia si paga l'imposta massima rispetto alle altre regioni, perché per legge le regioni che hanno creato questo grande buco finanziario nella sanità lo devono coprire principalmente con l'aliquota massima, cioè facendo pagare il massimo alle imprese sulla redditività, anzi sul reddito dei loro dipendenti. Quindi non solo una Sicilia dove il tasso di disoccupazione è quello dei più alto, più vergognoso rispetto al resto dell'Europa, ma ci troviamo, come si dice, cornuti e bastoniati, disoccupati, e rispetto anche a quel poco lavoro che c'è continuiamo a pagare un pizzo legalizzato frutto delle nefandezze della politica. E questo ciò che avete voluto, cari miei, in questi anni? Però parliamoci chiaramente, perché non è che questi signori sono stati eletti attraverso la benedizione divina, li avete scelti voi. E allora noi vi chiediamo, cari miei, a posto ora di reagire non andando a votare, strappando la cartella, il certificato elettorale, e no, voi vi dovete prendere la responsabilità, come ce la stiamo prendendo noi,
perché se noi siamo anche ridotti così è perché comunque non è che c'è stata una dittatura ufficiale, c'è stata nei fatti, ma questa gente è arrivata là attraverso comunque elezioni. E allora io posso capire che rispetto a questo ci sia una valutazione, e d'altronde non potrebbe essere diversamente. Io sfido in questa piazza, se c'è una famiglia che non ha problemi col lavoro, se c'è qualcuno che è così fortunato alzi la mano. Desidero capire se c'è una famiglia che non ha problemi con i figli, sono sistemati, o meglio hanno potuto fare quello che ritengono per capacità di fare. Ce ne potranno essere, quanto che la canzone di Morandi, che uno su mille ce la fa, a cosa, qual è? Qual è la logica? Allora, noi ci ritroviamo in questa situazione perché comunque noi abbiamo indirizzato il nostro consenso su questa logica. E allora lavarsene le mani alla Ponzio Pilato nel dire non voto più, oppure annulla il voto, e sarebbe l'ennesimo errore che fareste. E allora noi rispetto a questo vi diciamo, noi con chiarezza abbiamo preso una posizione, stiamo battagliando all'interno del Parlamento, stiamo rischiando la nostra vita politica. E allora perché oggi, al posto di continuare ad agevolare queste caste, perché se voi non andate a votare ora, per come sono i sistemi elettorali, gli fate il secondo favore, perché meno si andrà a votare, più con questo sistema si riuscirà a controllare il voto e si riuscirà a stabilire gli eletti, cari miei. E allora se noi già siamo al 60% di gente che va a votare, al 40% che non va più a votare, e no, la reazione del Ponzio Pilato non funziona. E lo dovete in primis ai vostri figli, perché non è logico, non è giusto che si lavora per generazioni, che poi si fanno sacrifici, ci si indebita pure, perché questo è per cercare di far mantenere i propri figli a scuola, e dopo, se va bene, ci troviamo con le famiglie spaccate, perché in ogni famiglia ci sarà un uomo emigrato che se n'è andato al nord, o peggio ancora se n'è andato all'estero. Dall'altro lato dobbiamo anche fare un'altra valutazione. Noi abbiamo imbrogliato i nostri figli, tutti, dalla politica anche alle famiglie, perché noi abbiamo fatto crescere intere generazioni con la logica e col sogno della scrivania, cari miei. Cosa sta succedendo in Sicilia? Perché non pensate anche a questo? Da un lato la classe politica inventa posti, non crea le condizioni per fare impresa, e quindi tutta una serie di attività che non sono quelli della scrivania, ma dal manifatturiero a tutte le attività più umili, a quello agricolo, a qualunque tipo di attività manuale. La cultura delle mani, come si diceva una volta, la cultura delle mani. Questa noi, purtroppo, questa cultura ai nostri figli non ne abbiamo parlato più. Per intere generazioni li abbiamo illusi, cari miei. Ma qua c'è una corresponsabilità, e lo capisco che magari non è piacevole sentirsi dire che si potrebbe lavorare nelle industrie, nelle fabbriche, ma quale però? Un nessuno. Dove sei stato il sistema politico che ha avuto la capacità di creare in Sicilia un sistema forte di industrie? Ci manca nell'industria del turismo. E quale politica del turismo si è fatta in Sicilia finora, se non fottersi quattro sordi per le consulenze e fare mostre all'estero, dove si sono fottuti di tutto e di più? Dati sono, guardate, scusate il termine, non si addice a un deputato, scusatemi, ma io sono un siciliano incazzato quanto voi. Non è perché sono un deputato, sono anche sindaco di un comune, Fiumedinisi, di 1000 abitanti, e quindi sto a contatto anch'io quotidianamente con i problemi della gente. È da 2003 che amministro una comunità e che ho dimostrato di saperla comunque amministrare. Ecco perché vi parlo in modo tal franco e chiaro. Quale deputato?
Che senso ha fare il deputato in questo tipo di assemblea o in questa logica, cari miei? Nessuno. Perché se il sistema non si prende a colpi di accetta e si cambia, saremo tutti comparse. Nessuno di noi sarà in condizioni, se non nasce un gruppo con una logica diversa, una classe politica diversa, nessuno di noi sarà più in condizioni di poter svolgere il nostro compito. Allora, da un lato la classe politica non ha creato questi presupposti, dall'altro noi abbiamo detto ai nostri figli: studia, cattede magari un diploma, ti prego, almeno il diploma, perché poi non si sa che succede. Che aspettavate? Il deputato di turno che vi prometteva il posto di lavoro? E lo so che per tanti si è verificato, per carità, chissà quanti nomi e cognomi voi conoscete che ci sono riusciti e sono stati più fortunati. Ma a un certo punto la cassa si è chiusa e quindi chi è arrivato dopo è rimasto fuori. Però non è stato giusto che noi abbiamo creato illusioni per tanti anni. Ecco perché c'è una corresponsabilità generale. Io desidererei che la Sicilia e i siciliani si svegliassero, semplicemente questo, che si svegliassero, che prendessero atto anche degli errori che si sono commessi, ma che reagirebbero una volta per tutte. Siamo stanchi del siciliano, del Gattopardo, quello che è dormiente, continuava a dormire e se qualcuno tentava di svogliarlo si incazzava pure, cari miei. Quella figura non ci appartiene. E allora solo se si entra in questa ottica, se si reagisce, e noi stiamo dando un'alternativa. E attenzione, noi abbiamo sfidato un intero Parlamento. I miei interventi in aula sono stati lunghi e continui, ma nessuno ci ha potuto smentire sulle cose che diciamo. Nessun blasonato parlamentare ha potuto contestare le critiche dell'onorevole De Luca. Io non ho problemi, ci siamo confrontati in tutte ormai i luoghi istituzionali e abbiamo rotto gli indugi e abbiamo creato un movimento per questo motivo. Non è il mio movimento, è il movimento del territorio, è la reazione, la sommossa del territorio. E allora se anche a Bagheria si vuol prendere coscienza che è il momento ora di reagire e che non è più necessario continuare ad aspettare la promessa, ne avrete promesse, chissà quanti candidati si sono candidati per la promessa, è finita. Come ho detto io in Parlamento la settimana scorsa, miei colleghi, non c'è trippa per gatti ormai, è finita, cari miei. Allora non è più tempo di continuare su quel tipo di speranza. La speranza ci vuole, la fede ci vuole, però è il momento di sbracciarci, di cambiare metodo, di votare in modo diverso. Noi l'unica cosa, l'unica condizione che abbiamo posto all'amico Provino è questa. Noi gli abbiamo posto altri tipi di condizioni e lui lo sa. Quello di essere un candidato di rottura rispetto a certe logiche, di responsabilità, attenzione, perché non è che noi siamo sfascisti. Noi le nostre ricette le abbiamo e abbiamo dimostrato anche che sono le uniche ricette. Però quando abbiamo detto in Parlamento, intrattengo altri due minuti, quando abbiamo detto in Parlamento, io ho avuto modo di dire, sono stato poi espulso dall'aula, io ho detto: cari colleghi, mi rivolgevo allora al Presidente dell'Assemblea, Totò, alla prossima manifestazione prendiamo alcuni video dell'aula, perché qua mi guardano come se fosse un marziano, non ci credono. Allora noi prendiamo alcuni video dell'aula e al prossimo appuntamento noi li proiettiamo in piazza. Siete d'accordo? Li dobbiamo proiettare in piazza, perché non ci credono le signore che ho qua a destra, che mi sono permesso di dire al Presidente della Regione che ha avuto la capacità di far alimentare un sentimento tra i siciliani, cioè la considerazione che il siciliano ha nei confronti del Parlamento. Lo sapete che gli ho detto? Lei ha avuto la capacità di alimentare come sentimento nei siciliani
che c'entra nel Parlamento un meglio iava a rugna, un meglio iava a rugna, gli ho detto, cari miei, e lo sapete perché l'ho fatto? Perché purtroppo poi si inciucia sugli interessi nobili, si trova l'accordo. E quando gli ho ripetuto che tutta questa pantomima, perché verranno a dirvi le riforme, il malaffare, il taglio dei risparmi, ve ne diranno di tutto e di più, ditegli che io sono pronto in pubblica piazza a sfidarli sui numeri, sempre e comunque. Vi diranno tutte queste cose, che il quadro politico è cambiato perché c'erano i cattivi compagni di viaggio che dovevano essere messi da parte, perché erano cattivi. Stranamente negli ultimi 10 anni però non se ne erano accorti, mangiavano sempre assieme, governavano sempre assieme e nessuno si era accorto che l'altro era il diavolo. A un certo punto qualcuno si è svegliato e ha stabilito che una parte del Parlamento erano i cattivi e nonostante avevano vinto assieme le elezioni dovevano essere messi da parte. Ma signora, lei ci può credere che dopo 10 anni, 15 anni che si sta assieme, che si fanno tante cose assieme, lecite e illecite, a un certo punto si svegliano e dici, mizzica su, cattivi, li dobbiamo mettere da parte, sono i nemici della Sicilia. Quindi sul principio nobile della sicilianità rompono questa maggioranza a neanche un anno dalle elezioni. Chi ha vinto si è trovato all'opposizione come se ha perso, e chi ha perso le elezioni, perché li ha sempre persi, perché qua purtroppo una certa parte della Sicilia, una certa parte politica della Sicilia che è storicamente ipocrita non potrà mai vincere direttamente le elezioni perché è ipocrita. E allora quella parte che aveva perso si è ritrovata invece a governare e quindi è come se avesse vinto. Tutta sta storia ogni 6 mesi chi governa si è reso conto che aveva compagni di viaggio cattivi che non gli consentivano di fare le grandi riforme. Ma scusatemi, ma se chi ci governa è sprovveduto, ma perché non cambia mestiere? E questo io l'interrogativo che mi pongo. E quando a un certo punto, nella stessa seduta, io ho detto sempre al Presidente della Regione, caro Presidente, c'è un altro problema, che qua la gente in Sicilia non capisce più niente, non si rende più conto di quello che sta succedendo sotto il profilo politico, perché ha votato nero e si trova ad essere governati dai bianchi, ma insieme ai bianchi e nero c'era il grigio. E lei per 6 mesi se l'è tenuto e poi se l'è tolto, ma la gente non capisce più niente, non sa più dove stanno le cose vere e quelle false. Io ho detto, non è che lei fa il secondo errore di alimentare un altro sentimento tra la gente? Chi asciarra non è politica, ma asciarra è pacusa, pacusa, voi sapete cos'è la cusa? Acusa, dalle mie parti si dice cusa. E allora, io sono messinese, Acusa creava dissapori tra gli eredi, perché poverino poi il defunto è andato via e c'era questa cosa da spartire, è il simbolo dell'ultima cosa che si divide tra gli eredi, cioè quella tovaglia, come la volete chiamare, ma si chiama cucia, che si pone sulla bara, dopodiché rimane l'ultima cosa che gli eredi litigano per dividersela. E noi ci siamo ridotti così in Sicilia, cari miei. Poi d'altronde il dialetto è quello che dà proprio il significato più vero e più profondo delle nostre vicende. Asciarra e pacusa. Effettivamente ormai questo Parlamento se ne deve andare a casa, perché non c'è più politica, c'è asciarra costante, pacusa. E allora è meglio cambiare registro, andiamocene a votare, che si presentino nuove forze, che si presenti chi realmente vuol cambiare partendo dalla testa il destino di questa Sicilia. Perché un'altra delle proposte che abbiamo fatto, e chiudo, che poi desidero
che porta il saluto il mio amico Provino. E come si dice, non so se si dice anche qua, ma ritengo di sì, dalle nostre parti si dice cupisci fede da testa. Vero, no? È vero pure qua. Non è che a Bagheria si dice cupisci fede da pete o da cuta. Si dice che cupisci fede da testa. Quando io ho presentato alcune proposte dicendo va bene, facciamo una cosa, visto che qua dobbiamo tagliare i trasferimenti ai comuni, dobbiamo tagliare le risorse alla forestale e quant'altro, diamo un buon esempio. Cominciamo a ridurre del 30-40% tutte le spese quotidiane, correnti, si chiamano, della regione siciliana. Cominciamo dal Parlamento, cominciamo dagli assessori, dal Presidente della Regione, dai dirigenti. Noi abbiamo dirigenti, sapete quanti dirigenti ci sono in Sicilia? 2200 dirigenti, in tutta Italia, nelle regioni ce ne sono 1900. Noi siamo speciali però, che volete? Noi siamo speciali, c'è un piccolo problema però, che un dirigente oltre allo stipendio, e per carità io non ce l'ho contro nessuno, perché se sono là è perché qualcuno gli ha consentito di essere là in quelle posizioni, quindi io non prendo nessuno di mira se non una logica e un sistema. Ogni dirigente, oltre allo stipendio, prende dai 30.000 euro l'anno ai 200.000 euro l'anno in più. In più. Moltiplicate per 2.000. Poi giustamente noi siamo abituati a dire ai parlamentari ladri, vi pigliate 20.000 euro mesi. Per carità, vero? È vero anche questo. Ecco perché avevamo detto, cominciamo da noi. Cominciamo da noi, dalla struttura organizzativa, dalla struttura dirigenziale, chiudiamo queste porcherie di società, ci sono oltre 400 tra enti, società, aziende che continuano a rubare solo soldi. E allora sì che possiamo proporci ai siciliani dicendogli dobbiamo fare sacrifici, è inutile. E li dobbiamo fare tutti partendo dalla testa. Mi vuole uno scippare a testa, a me però. Non opisci, a De Luca, io volevo semplicemente staccare la testa, cari miei. Io concludo perché stasera vi abbiamo intrattenuto e a causa di un incidente a Capaci sono rimasto bloccato un'ora. Io credo, non so Totò, ci sarà qualche altra occasione per colloquiare con Bagheria, ci sarà un'altra occasione, mi auguro. Dovrò venire con la scorta probabilmente la prossima volta, quindi organizzatela. Noi ci vedremo a un altro appuntamento senz'altro, perché vogliamo che la comunità di Bagheria apprenda anche quali sono le nostre proposte. Stasera vi abbiamo detto intanto qual è la nostra posizione, qual è la nostra natura e vi abbiamo detto perché quel sistema va demolito. Ma siccome noi non siamo solo demolitori, perché chi fa politica la fa anche perché deve avere la capacità di proporre delle alternative, se no è facile. Allora noi al prossimo incontro, caro Totò, organizzeremo una manifestazione basata sulle proposte. Come vogliamo cambiare la Sicilia, e quindi con numeri e con dati, e come secondo noi va governata una comunità al di là delle nostre specificità e delle varie specificità. Vi ringrazio per la pazienza e quello che io posso semplicemente dirvi: il 29 votate per quanto riguarda le elezioni amministrative, votate Sicilia Vera, votate per una forza che punta a rompere questo sistema, ma soprattutto votate per una forza politica che pretende che i siciliani veri vadano al governo e si governi per la Sicilia. Grazie. Un applauso ad Enzo Provino. Solo mi permetto di dire questo, al di là di quelle che sono le nostre legittime aspirazioni o anche ambizioni, candidarsi fuori dagli schemi, guardate che non è una cosa semplice e non è una cosa indolore. Questo ve lo dice uno che ha 39 anni, che ha sempre fatto politica, ma che non campa di politica, attenzione, sia chiaro.
lavoro e faccio tante altre cose. Ve lo dice uno che ha sempre fatto un'attività di rottura, ha tentato anche di fare accordi con blasonati strutture per fare e per convertirli ai sani principi, non ci è riuscito e continua su questa linea. Si pagano dei prezzi e questo naturalmente non è sufficiente, perché il programma di Provino contiene elementi di novità che non sono solo basati semplicemente sul fatto di non avere responsabilità con questa situazione locale. E quindi credo che vada apprezzato intanto il coraggio di un uomo che non vive di politica e che vuol semplicemente servire la propria comunità, a differenza di tanti altri che hanno dimostrato invece di servirsi della propria comunità. La parola a Enzo Provino. Grazie Cateno per le parole, però io oggi, dato che sono molto spesso pesante, dato che molto spesso parlo di programmi, questa volta voglio essere leggero, anzi mi viene voglia di una insostenibile voglia di leggerezza dell'essere questa sera, per finire tutte in maniera leggera, e voglio soltanto leggere dei nomi: Giovanna, Patrizia, Loredana, Grazia, Margherita, Maria, Antonella, Grazia, Daniele, Lidia, Maria Grazia, Giuseppe, Vita, Mariella, Maria Luisa, Giovanna, Domenica, Angela, Eliana, Anna, Angela, Nunzia, Giuse, Maria Grazia. Le 25 donne su 81 delle tre liste che sostengono la mia candidatura a sindaco, e nessuno ha fatto meglio di noi. Se c'è una cosa che ho promesso il 27 agosto dello scorso anno a Bagheria in Comune, l'è ascoltata la registrazione. Ho promesso che avrei costituito una lista di sole donne ed era la prima che avevo costruita. Dicevo, la seconda sarà di sole donne. Siamo arrivati con l'aiuto di Sicilia Vera a tre liste. Le promesse sono state mantenute in pieno. Ancora grazie e viva tutte le donne che oggi da mamme celebrano la loro festa. Grazie a tutte. E grazie a Fabrizio che mi ha fatto ricordare queste parole che vi ho letto. Non avrei ricordato assolutamente questa, di fare un intervento così, se non fosse stato per Fabrizio. Grazie Fabrizio. Sicilia Vera volendo. I comuni al centro per costruire la Sicilia Vera. Dipende anche da te. Avanti, che stavolta ci reniscemo.